Ed ecco qui il mio rolè di branzino. Ciao amici, oggi facciamo un bel rolè di branzino. Iniziamo. Ok, ho tolto la parte delle spine. Dobbiamo fare una sorta di cilindretto. Ci aiuteremo con la pellicola. Ecco qua, guardate che carino. Adesso lo cuociamo a 60 gradi per 20 minuti. Nel frattempo ci prepariamo dell'acqua di pomodoro. Usiamo dei datterini con un pochino di sale. Adesso andiamo a setacciare il composto, solo ed esclusivamente l'acqua. Questo è il risultato della nostra acqua di pomodoro. Io poi sono andato ad aiutarmi anche con un pezzettino di carta, così da trattenere tutta la pigmentazione del pomodoro. Ok, ragazzi, qua c'è il nostro branzino cotto. Andiamo ad aprire, apriamo la coda e adesso lo apriamo dolcemente. E guardate che bello, è diventato un cilindretto. Adesso andiamo a sfruttare la collagene naturale del pesce per fare una bella panatura nel pistacchio. Bene, ragazzi, è giunto il momento di impiattare. Un bel piatto trasparente, acqua di pomodoro, dell'olio di prezzemolo, uova di lompo e germogli vari. Ed ecco qui il mio rolè di branzino. Questa volta vado di mano. Mio Dio!